Cominciamo. Va bene. Allora, ti chiedo il tuo nome, che ruolo ricopri nella struttura e se ci vuoi presentare la struttura. Salve a tutti, io sono Spinelli Giuseppe, sono un educatore della struttura Freedom dal momento in cui la struttura ha preso vita, nel 2018. Noi ci occupiamo di presa in carica di ragazze extracomunitarie vittime di tratta con eventuali figli a carico. Dal 2018 ad oggi sono passate qui da noi molte ragazze bisognose di essere in un certo senso aiutate a 360 gradi, ed è un po' questo il nostro lavoro, il nucleo, il core del nostro lavoro è proprio quello di cercare di progettare delle progettualità a lungo, a medio termine per le ragazze nostre ospiti, in modo tale da poter offrire loro il massimo grado di cura, di sostegno e di supporto. E nel corso appunto di questo nostro modo di lavorare abbiamo sempre cercato di creare reti, sempre nuove reti, e quindi la finalità è quella di poter lavorare di rete con anche altri centri che a tutto tondo cercano di prendersi cura delle ragazze o comunque di soggetti abbastanza vulnerabili, quali possano essere in questo caso gli immigrati. E appunto nel nostro creare reti siamo arrivati a conoscenza fra tanti enti, anche del vostro, il CESIE, che da inizio di questa estate è stato qui con noi a fare una serie di attività che sono state svolte, alcune qui presso il nostro centro, altre presso le vostre sedi di Palermo. E all'interno di queste attività le ragazze hanno avuto modo di esplorare delle parti anche di loro che magari gli erano sconosciute ancora, erano celate dietro tanti altri pensieri, tante altre criticità che si portano dietro. Ok, ora ti faccio un'altra domanda. Tu che hai visto tutto il percorso, secondo te qual è l'impatto che il progetto ha avuto sulle ragazze, così un po' a caldo poi? Beh, sicuramente è stato un impatto molto positivo, come è stato possibile rilevare anche dalle interviste che sono state fatte subito dopo gli incontri, in cui le ragazze esprimevano tutto il loro grado di soddisfazione per le attività svolte, per i temi trattati, per i formatori che a vario titolo hanno preso parte a questi incontri. Sicuramente l'entusiasmo non è mancato, perché la partecipazione è stata davvero massiccia, cosa che spesso non accade, ma nel vostro caso posso dire che è stata davvero una partecipazione che ha coinvolto quasi tutte le ragazze, a meno che non fossero impegnate in altri impegni, quali per esempio quelli lavorativi. Sono state sempre ben liete di prendere parte a questi incontri con voi. Bene. Ti vengono in mente dei punti di forza di questo progetto? Sicuramente sì. Uno fra i punti di forza che noi abbiamo riscontrato è stato sicuramente la vostra grande capacità di abbattere quelle che sono le barriere linguistico-culturali, ma credo che questo sia un po' il vostro target in un certo senso. E un altro fra i punti a vostro favore è stata la capacità di impostare gli incontri su delle modalità interattive, nel vero senso della parola, quindi non andando mai ad affrontare delle tematiche soltanto da un punto di vista lezione frontale classica, e quindi cercando di coinvolgere quanto più possibile le ragazze anche da un punto di vista emotivo e non soltanto per un mero scopo di apprendimento, che non è comunque mancato. Questi sono i punti di forza che noi di Freedom ci sentiamo di dirvi in un certo senso. E ci sono anche delle criticità, delle cose che secondo te si possono migliorare nel futuro? Guarda, attualmente, alla luce di quelli che sono stati tutti gli incontri ai quali ho preso parte anche io in più occasioni, posso dire che
davvero può sembrare strano, ma di criticità vere e proprie non ne abbiamo riscontrate. Siamo stati in grado di coordinarci, di integrare il vostro operato con quello nostro, senza mai avere una battuta di arresto. Quindi io, così come i miei colleghi e la mia responsabile, non siamo in grado di individuare nessuna criticità, perché sembra proprio che non ce ne siano. Va bene, allora ti ringrazio, Peppe. Grazie a voi.